Sicuramente il fatto di poter riprodurre in maniera molto, molto precisa quello che è la realtà, quindi il rilevare il dato non più solo tramite riferimenti grafici, quali possono essere fotografie o rilevamenti diciamo manuali, quindi misurazioni, permette prima di tutto di avere una ricostruzione estremamente fedele di quello che è la realtà. Questi giorni appunto qui all'Udine Creative Forum abbiamo visto come i software possono aiutarci in questo tipo di modellazione, quindi in questo tipo di ricostruzione. Ovviamente a carattere storico, quella che per alcuni potrebbe essere creatività nel mondo della computer grafica, non è accettata, quindi a livello scientifico è molto più interessante avere uno scanner che rileva in modo imparziale il modello reale per poi poterlo riprodurre e restituire al pubblico sotto forma di riproduzione, di prototipo o semplicemente di modello digitale, ma estremamente fedele all'originale. Spesso sono elementi, soprattutto dato che sono storici, sono elementi pregiati, difficili, a volte anche da reperire. Sono magari nascosti in zone non accessibili al pubblico. Quindi questa tecnologia ci permette di portare al pubblico e fare quello che spesso nei musei non è possibile, quindi renderli tattili. Anche per esempio allarghiamo il campo ai non vedenti che possono con queste nuove tecnologie avere la possibilità di toccare, quindi anche loro avere un'esperienza diretta con questo tipo di modelli. Sicuramente condivisione.